ente si occupa, come tutti gli enti gestori del territorio regionale, appunto, delle funzioni socioassistenziali ed ha assistito lentamente diciamo così, al fenomeno, all'arrivo dei primi richiedenti asilo, dei primi profughi, come vengono chiamati, sul territorio. Sul territorio che ha visto l'apertura di strutture private di CAS con un numero crescente. E credo che possiamo, dati alla mano, affermare che il nostro territorio, il territorio del Monregalese, ha visto una concentrazione di casse, una concentrazione di strutture alta, sicuramente tra le più alte della provincia di Cuneo e sicuramente con dei numeri importanti. Facendo riferimento al piano di ripartizione nazionale, se noi andiamo ad esempio sui dati di maggio, possiamo dire che per il piano di ripartizione nazionale il nostro territorio doveva soddisfare un fabbisogno di 260 richiedenti asilo accolti sul territorio, mentre al mese di maggio, dati prefettura 2017, sul nostro territorio erano presenti 473 richiedenti asilo, quindi un numero decisamente importante. Come spesso è avvenuto, il fenomeno quindi è arrivato, no? È entrato nel territorio ed inizialmente noi come ente ci siamo trovati un po', come dire, come degli spettatori, abbiamo assistito a questo fenomeno, abbiamo iniziato a porci degli interrogativi, abbiamo iniziato a vedere questi grandi numeri, grandi concentrazioni in comuni, magari anche molto piccoli o addirittura in frazioni di comuni già di per sé piccoli. Strutture alberghiere intere che vedevano quindi numeri molto molto importanti di persone, di richiedenti accolti. Quindi un fenomeno che sul nostro territorio pian pianino è diventato prorompente, anche se noi ne eravamo, diciamo, fuori, non un po' degli spettatori, se non per grossi contatti con le amministrazioni comunali, con i sindaci che iniziavano a porsi, ciascuno a modo suo, degli interrogativi rispetto al fenomeno. Verso la fine del 2016 e poi nel 2017, diciamo, la prefettura di Cuneo ha avviato una serie di incontri con gli enti gestori della provincia, diciamo tirandoci dentro, iniziando a chiedere agli enti gestori un contributo, iniziando a chiederci, anche perché era la fase in cui il numero di sbarchi era crescente, fortemente crescente, la previsione di nuovi arrivi era molto alta, quindi la prefettura si trovava nella condizione di avere un alto bisogno di posti da collocare e ha convocato gli enti gestori. Io credo che quella sia stata un po' una svolta, una scintilla, nel senso che da lì si è avviato un percorso sul nostro territorio, perché da quel momento lì il consorzio è stato, come dire, si è sentito, ma è stato legittimato in un qualche modo ad entrare nella tematica enorme, delicatissima, complessissima e soprattutto nuova, perché stiamo parlando di un fenomeno enorme a livello planetario, complicato a livello quantomeno europeo nazionale e sicuramente nuovo per i servizi sociali che si sono occupati negli anni di altre tipologie di persone. Qui si tratta di una nuova tipologia, di nuovi percorsi, di nuovi obiettivi, di nuove procedure, un mondo a sé. Da quel momento all'interno della nostra organizzazione si è avviato un percorso, direi su due livelli, un percorso giustamente e necessariamente politico che ha visto impegnati tutti i sindaci del nostro territorio. Quindi l'assemblea dei sindaci con una forte presenza e un ottimo contributo del nostro presidente di assemblea, il sindaco di Farigliano, Mirko Spinardi, e il consiglio di amministrazione, quindi un livello politico che ha portato gli amministratori ad avviare un confronto condiviso su quello che era la tematica e su quelli che erano gli stimoli anche lanciati dalla prefettura. Parallelamente è partito un approfondimento, una riflessione, uno studio dell'apparato tecnico che ci ha coinvolti, nel senso che a questo punto è diventato necessario un approfondimento, è diventato necessario entrare ed approfondire quelle che sono le modalità di accoglienza, CAS e SPRAR. Si fa in fretta a dire CAS e SPRAR, poi quando uno ci entra si aprono mondi, quindi c'è stato un grosso lavoro di approfondimento per cercare di capire che cosa voleva dire. Cos'era uno SPRAR, qual era la differenza con la gestione CAS, quali erano le opportunità
che è il modello SPRAR, che dovrebbe essere il modello prioritario perché i CAS sono appunto modalità straordinarie, lo dice il nome stesso. Quali erano le opportunità che questa procedura, che questa modalità SPRAR poteva mettere sul piatto per il territorio? È uscito il tema della clausola di salvaguardia, ovviamente molto molto dibattuto, approfondito da noi e molto dibattuto a livello politico. Quindi ci sono stati numerosi passaggi che hanno portato ad un confronto tra gli amministratori che si è concluso con l'adesione, o meglio, sì, diciamo, l'adesione di 13 comuni dei 28 che compongono il nostro territorio, quindi il nostro ente è formato da 28 comuni del territorio, 13 di questi hanno deciso e quindi hanno formalmente deliberato di aderire alla rete SPRAR, delegando il CSSM, quindi il consorzio, di esserne capofila, di predisporre la progettualità, di selezionare il soggetto attuatore e poi di occuparsi della gestione concreta del progetto SPRAR. Guardando il nostro piccolo panorama della provincia Granda, quindi noi siamo il primo consorzio che si è trovato a gestire per conto di parte dei propri comuni la progettualità SPRAR. Questo dal mio punto di vista rappresenta una scelta, nel senso che anche questa è una scelta di indirizzo politico. Qui è stata fatta questa, altrove sono state fatte altre scelte. Sicuramente dal nostro punto di vista questa è una scelta che investe il consorzio dello sviluppo di una nuova, possiamo definirla funzione, possiamo definirla area di intervento. Sicuramente ci è stato chiesto da parte dei nostri amministratori di sviluppare le competenze, io direi, del nostro ente.